Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Per me oggi è sabato mattina. In questa settimana non ho girato molto, anzi non ho girato praticamente nulla, perché mi sentivo veramente stanca. Poi ha fatto caldissimo e in più avevo le cose da donne, quindi ero distrutta. Poi c'era Giobbe a casa, come sapete, per l'occhio, quindi mi sono goduta anche un po' il fatto che eravamo a casa noi tre da soli e quindi non ho girato molto. Però stamattina ho detto, siccome qualcuna di voi mi ha scritto su Instagram, ma tutto bene, ti stai sei vivo? Ho detto, devo assolutamente girare qualcosa. E noi abbiamo appena finito di fare colazione, sono le 9:20 e ieri abbiamo trovato nella cassettina delle poste lo scontrino del postino, perché c'è una raccomandata ad andare a ritirare, e quindi Jobby adesso è andato con Mattias a ritirare questa raccomandata. Speriamo bene, perché quando ci sono le raccomandate non è mai niente di bello, però Jobby pensa sia una multa. Adesso vediamo quando arriva. E intanto è andata a ritirarla. Io stamattina vado a fare un po' di cosine qua in casa, ma non tantissimo perché comunque ho riposato, però la casa l'ho tenuta abbastanza pulita. E ieri pomeriggio, quando sono arrivata da lavoro, mi sono anche spolverata il piano di sopra, quindi stamattina devo solo passare la Tineco, perché le lenzuola le ho cambiate, se non erro, mercoledì o giovedì sera, e quindi anche quello è fatto. E tanti di voi mi chiedono su Instagram, ma come fai, ma come ti organizzi? Cerco di fare qualcosina ogni giorno, non è che sto qua le ore a pulire o a sgobbare, ma magari un pomeriggio mi dedico, non so, a espolvere il piano di sopra, la sera dopo tolgo le lenzuola, la mattina del sabato magari mi lavo il pavimento, e la stessa cosa faccio qua di sotto. Cioè, cerco di fare sempre qualcosina tutti i giorni, in modo da non ritrovarmi poi il sabato e la domenica a dover fare tutto, avere la casa sempre sporca magari e in disordine, da dover stare lì le ore a pulire, e quindi faccio tutto durante la settimana. Non tutti i giorni ci riesco, perché magari ci sono dei giorni in cui mi sento più stanca, dei giorni in cui mi sento in cui non ho voglia di far nulla, dei giorni che magari finisco lavoro e ho altro da fare, quindi non riesco. Però quando me la sento e sono a casa, cerco di mantenere tutto in ordine e sistemato. Poi, come vi dico sempre, sono anche fortunata, perché comunque Giorgio collabora molto in casa, è un tipo molto ordinato, e quindi la casa non è mai in un disordine da non sapere dove mettere le mani, ecco, è sempre comunque abbastanza in ordine. C'è magari qualcosina fuori posto, ci sono le cosine da fare, tipo sciacquare le cose, mettere le lavastoviglie, ma non c'è questo gran disordine. E anche Mattias, a parte tirare fuori qualche giocattolo, anche lui magari se esce fuori, sa che se entra dentro deve togliere le scarpe, quindi non è mai sporchissimo e disordinatissimo, e quindi per questo che in poco tempo riesco a mantenere tutto comunque abbastanza in ordine e pulito. Non ci sono trucchi, non ci sono magie e nulla. Quindi adesso vado a fare le mie cosine al piano di sopra. In realtà devo solo fare i letti e passare, come vi dicevo, pulire il pavimento. Andrò a pulirlo con la Tineco, anche perché anche oggi, indovinate indovinate, fa caldissimo. E niente, quindi magari voi mi fate compagnia. Prima mi metto a sciacquare tutte le cosine della colazione, e poi ci dirigiamo al piano di sopra. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging by myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Yeah, you always make me feel like, oh yeah, you never leave my thoughts alone. Yeah, you're the reason I'm going out of my mind. I just can't stop thinking about you. Thank you.
scare away nights of sleepless. Do we need space? Yeah, maybe a break. Boy, you're my weakness. Giving we take, the love that we make, it's my favorite drug. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain holds you. I've been hanging by myself, asking for help, but nothing seems to work on you. Yeah. The ceiling, you got me paralyzed. No, I'm not a single medication could kill all this pain I'm feeling. I'm barely getting by. So I get a little drunk and I text you, baby, wondering if you're home. Cause I need someone right now. And I'm a little numb from the love you gave. I've been sleeping alone, can't get you off my mind. Just let me hold you tight until we fade away, yeah, fade away. Oh, just let me love you like we'll never fade away, yeah, fade away. Oh, just let me hold you. Been hanging by the phone, waiting for you to call me, cause you never call me back. No, I guess you don't feel the same way I've been feeling about you, babe. That I don't want for you to leave. So I get a little drunk and I text you, baby, wondering if you're home, cause I need someone. Just let me hold you tight until we fade away, yeah, fade away. Oh, just let me love you like we'll never fade away, yeah, fade away. Oh, just let me hold you.
Rieccomi, di sopra sono, come avete visto, a buon punto, ho sistemato anche il bagno, l'ho pulito e l'ho lavato, quindi di sopra a posto. Qui di sotto, come vedete, è tutto già abbastanza in ordine, anche di qua, quindi non ho grosse cose da fare. Adesso aspetto che arrivino Giobbe e Giambi, sono le 11 perché si sono fermati al parco giochi e dopo vado a fare da mangiare. Oggi in realtà non ho fatto un piano di cosa mangiare a pranzo, ma penso che mangeremo un po' di pasta. Adesso vedo cosa preferisce Giobbe. Potrei fare i pomodori imbottiti. Adesso vedo cosa mi dice quando arriva. E poi ci dedichiamo alla preparazione del pranzo e vi registro qualcosina, perché so che le ricettine vi interessano sempre, anche perché io adesso, ma anche prima, faccio sempre ricette molto semplici e molto veloci, che possono essere quindi di ispirazione per chi magari non ha molto tempo o molta voglia di cucinare, anche perché col caldo non sempre si ha tanta voglia di cucinare. Tra l'altro, non vedo l'ora che arrivi Jobby perché voglio leggere bene la raccomandata, perché non so se ve l'avevo detto, ma un po' di anni fa Jobby si è licenziato dal lavoro in cui era stato per tantissimi anni, che è il posto di lavoro dove lavoravo prima anch'io, e quindi ha ricevuto il TFR. Durante il Covid, subito dopo l'emergenza, è arrivata una raccomandata dell'Agenzia delle Entrate perché era stata ricalcolata la tassazione sul TFR, quindi ci sono arrivati un tot di soldi da pagare, e noi questi soldi li abbiamo pagati, e adesso oggi è arrivata un'altra raccomandata sempre con altri soldi da pagare su questo TFR. Non vorrei che durante la pandemia pensavano che magari la raccomandata non fosse arrivata e l'hanno rimandata. Adesso devo verificare, io comunque ho tutte le quietanze dei versamenti dell'F24 e andrò poi in Agenzia delle Entrate a vedere come mai, insomma, ci sono arrivati 2 volte questi soldi da pagare. È assurdo veramente, perché uno lavora magari per tanti anni, paga già tantissime tasse, va via, ha dei soldi lì che ha accumulato durante gli anni, ci paga ancora delle tasse e dopo un tot di anni ti arrivano da pagare altri soldi, li paghi adesso di nuovo, cioè è veramente una cosa assurda. C'è un livello di tassazione in Italia che fa veramente paura. Mi sa che sono arrivati e adesso vado ad aprire. Allora, rieccomi dopo ben 2 ore, sono le 1, passate al computer a cercare di capire come prenotare un appuntamento con l'Agenzia delle Entrate, che non sono riuscita a prenotare, e poi avevo un contatto e ho provato a mandare la mail, però gli allegati erano troppo grandi, quindi sono stata lì 1 ora a cercare di capire come mandare questa mail. Alla fine l'ho spezzettata e l'ho mandata in più mail, quindi sono le 1 e ho passato più ore al computer per scrivere una mail che a fare cose, e adesso sto facendo una pasta veloce con... E andrò a rosolare in una padella con olio la pancetta, quindi farò pasta con la pancetta perché abbiamo solo 2 uova. Dopo vedo se me le dà mia suocera, se no poi vado a comprarle. E niente, quindi questo è stato. Ci ho messo di più a mandare una mail che a pulire il piano di sopra praticamente, però questa è la vita. E niente, praticamente ci è arrivata la cartella che vi dicevo doppia. E noi abbiamo già pagato i soldi, adesso hanno aggiunto altri 200 euro di interessi. Vediamo come andrà a finire. Ho mandato la mail, vediamo se mi rispondono. Se non mi risponde la persona, almeno gli provo a chiamare a prenotare un appuntamento. E Jobby andrà lì con tutte le carte, vediamo se ci annullano questa cartella, perché comunque sono soldi che noi abbiamo già pagato. Chiuso l'argomento, che è alquanto noioso, ma ci ha fatto alquanto saltare i nervi. E finisco di cucinare e noi ci riaggiorniamo dopo.
Allora, rieccomi, come avete visto, stamattina ho sistemato casa, poi ho fatto un pranzo veloce e pomeriggio mi sono dedicata un po' a me. Ho fatto la tinta, vi ho fatto vedere quale utilizzo perché spesso mi chiedete che tinta faccio perché vi piace il colore dei capelli. E poi ho fatto una maschera. Io utilizzo quel prodotto che vi ho fatto vedere, che se non erro è della Sobioetic, da diversi anni. Lo utilizzo sia come esfoliante, scrub, come detergente, e sia come maschera perché si può utilizzare in entrambi i modi. E mi ci trovo benissimo, non ho mai avuto reazioni allergiche, non è troppo aggressivo sulla pelle, non la secca troppo, però è veramente purificante. Adesso sono le 6:30 quasi e volevo già andarmi a preparare la cena, così magari ceniamo e dopo andiamo a farci un giro. E volevo fare i pomodori imbottiti, ve ne avevo parlato, se non erro, nello svuota la spesa. È una ricetta che avevo visto su Instagram un po' di giorni fa, da Adele Tartaglione, se non erro, si chiama la ragazza, che ha un profilo che ogni tanto, insomma, quando tempo seguo. E ovviamente io li cambierò perché io non seguo mai le ricette passo passo, perché tipo lei metteva i capperi, le olive, che sono cose che noi non amiamo molto, quindi io al posto dei capperi e delle olive andrò a mettere magari un po' di mozzarella o magari del tonno, comunque adesso vedo e vi registro quello che faccio e così vi do un'altra idea di ricetta veloce ma buona, insomma. Thank you.
thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling. But it's too late now, I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the rain. Allora, rieccomi, sono qua sul divano, abbiamo cenato, volevamo uscire ma alla fine non siamo usciti perché Mattias è stanco ed è capriccioso, quindi è meglio che vada a dormire. E, i pomodori erano buonissimi, l'unica cosa, secondo me il forno va un po' più alto, io li ho messi a 120 gradi e li ho tenuti mezz'oretta, gli ultimi 10 minuti ho messo il grill, la prossima volta proverò a metterlo a 160 e magari tenerli un po' meno, perché la ricetta diceva appunto 120 gradi. Quindi niente, io vi do il buongiorno se state guardando questo video al mattino, la buonanotte se guardate il video alla sera. Chiudo qua questo video, spero di avervi tenuto compagnia. Vi abbraccio forte forte, vi mando un bacione grande grande, come sempre vi ringrazio per il vostro affetto. E come sempre anche nuovo ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i miei prossimi video e lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Ciao!